Quali sono gli argomenti che affronti in questo tuo articolo? Che cosa c'è di nuovo quindi sul fronte della Libia? Ma diciamo nel servizio che esce domani, che è il secondo, anche la settimana scorsa mi ero occupato dello stesso argomento di Libia. La novità, insomma, era questa spinta, che ci è sembrata essere in questi giorni su un eventuale intervento sì, intervento no, e quindi su questo fumoso, perché al caos libico si somma, a mio parere, un caos anche dal punto di vista occidentale su un eventuale intervento, nel senso che non è chiaro nulla, non è chiaro chi possa intervenire, come intervenire, se la Libia verrà di nuovo divisa in tre come prima, del fascismo, se ci sarà un comando italiano, chi comanderà la missione, se ci sarà una missione, perché la cosa, a mio parere, è scioccante. È stata che questo governo sta tentando di portarci in guerra con un decreto secretato, cioè con un decreto firmato dal Presidente del Consiglio. Sono stati, diciamo, avocati a Palazzo Chigi i poteri di un eventuale intervento, poiché forze speciali sono state assimilate alla catena di comando dei servizi segreti, che quindi dipendono direttamente da Palazzo Chigi. E addirittura, quando la notizia è trapelata sui giornali, chi nel caso della Turchia ha parlato e ha preteso una maggiore libertà di stampa, pare si sia notevolmente arrabbiato del fatto che l'indiscrezione della firma di questo decreto sia uscita sulla stampa, cosa Ecco. aberrante se ci pensiamo, no? Certo, no, ma voglio dire, allora, già la guerra è vietata dalla Costituzione e va bene, diciamo che questo lo mettiamo per il momento da parte, no, ma una decisione su un intervento militare deve essere in capo al Parlamento e questo non c'è. Quindi arriviamo al terzo livello. Il terzo livello è che comunque si derubricano le forze di intervento a forze di intervento dei servizi segreti e quindi non c'è l'obbligo, diciamo, nemmeno della comunicazione. Una situazione più ingarbugliata di questa è davvero difficile da concepire e questo fa capire appunto la natura poi politica di questa risoluzione italiana all'intervento in Libia. Ti ripasso la parola. Sì, e poi ho parlato, visto che una dei gruppi che potenzialmente potrebbero intervenire è la Folgore, che è di stanza a Livorno. Ho parlato con un militare della Folgore. Ebbene, questo militare mi ha detto tre cose che mi hanno colpito abbastanza, in parte già le immaginavo, però lui me le ha confermate. La prima è che intanto è già arrivata l'allerta. E quindi fondamentalmente lui stava per tornare a casa della sua famiglia e non sapeva quanti giorni poteva trattenersi, e soprattutto da un giorno all'altro, quando arriva, diciamo, l'allerta, significa che devi tenerti pronto che da un giorno all'altro potresti essere chiamato in missione. E quindi questa è già una conferma di quella che è stata comunque un'accelerata, o comunque se i piani militari pare siano pronti da tempo, ora conferma di un possibile intervento. La seconda cosa che mi ha raccontato è che a ottobre, tra ottobre e novembre in Spagna c'è stata un'esercitazione della NATO. Ebbene, questa esercitazione è stata la più grande dalla guerra fredda ad oggi, 30 paesi coinvolti, 30.000 uomini. Lo scenario che è stato presentato loro come, diciamo, scenario di esercitazione era proprio un po' il possibile intervento in Libia. Il terzo punto invece è quello questo è un suo pensiero, ma è molto probabile che sia così, cioè lui sostiene che in Libia sia già presente un nostro piccolo contingente, probabilmente del genio guastatori, che è sul posto nel momento in cui bisogna fare un intervento. La prima cosa è spianare, diciamo, il terreno e quindi prendere possesso e il controllo di un porto o di un aeroporto, insomma di un hub che consenta l'arrivo di uomini e mezzi. E
Ebbene, le autorità di Tripoli in realtà è già da settimane che confermano la presenza sul terreno di italiani, e non meglio specificati italiani. Ricordo che in Libia la nostra sede diplomatica è ancora chiusa e quindi sul terreno dovrebbero essere presenti soltanto uomini di collegamento dei servizi. In realtà pare che insomma qualche piccolo gruppo contingente di uomini potrebbe già essere sul terreno, e lui la dava quasi per certa come cosa, vista insomma la situazione attuale. Questo, diciamo, sono alcune delle cose che racconto nel servizio, e soprattutto il fatto che come precondizione è stata data quella di un governo di unità nazionale, perché ricordiamo in Libia ce ne sono due, ci sono due governi, due parlamenti, uno riconosciuto a livello internazionale, uno no, e sono due governi che la pensano in maniera molto diversa tra loro. Uno è vicino alla Fratellanza Musulmana Libica, invece un altro, quello di Tripoli, è vicino alla Fratellanza Musulmana Libica, e invece dall'altra parte del paese, sul lato opposto della costa, a Tobruk, c'è un secondo, che è quello a livello internazionale, che invece su posizioni un po' più moderate, quello del generale Haftar, ex generale di Gheddafi, uomo forte della resistenza libica, uomo vicino e sostenuto da egiziani e francesi. Vedo molto difficile che questi due governi, infatti abbiamo già visto che sono falliti i primi tentativi di votare un governo unico, è molto difficile che due governi che sono su posizioni così distanti, che la vedono in modo, io direi, diametralmente opposto, possano formare un governo, mettersi d'accordo per un governo unico di unità nazionale, visto che questa cosa insomma non è avvenuta fino ad ora, è molto difficile che possa avvenire in futuro, noi lo speriamo ovviamente, però siamo in un quadro di caos estremo al quale si somma un caos estremo anche dal punto di vista occidentale di cosa fare sulla Libia, qual è l'idea e qual è la prospettiva, perché comunque c'è una situazione molto difficile che è di fronte alle nostre coste. Ecco, allora due punti mi interessava approfondire e capire insieme a te. Primo, chiaramente questo comportamento del governo italiano getta più che un'ombra sulla liberazione dei due tecnici dell'Abbonatti e sulla morte degli altri due. Ancora non si riesce ad avere una versione che in qualche modo fili, che dia un senso logico a tutto quanto. L'altra invece è molto più grande dal punto di vista delle implicazioni politiche, è quanto questa vicenda può influire su quella parallela della morte di Regeni in Egitto. Ma allora partiamo dalla prima. Sicuramente è molto molto probabile che questi tecnici italiani siano stati traditi, nel senso che proprio per le difficili condizioni di sicurezza era il loro arrivo in Libia era sempre organizzato tramite la Tunisia, ma in elicottero o via nave, all'ultimo, ed era previsto anche in quel caso il loro arrivo con questa modalità, all'ultimo momento nello scalo a Malta gli viene comunicato che invece andranno via terra, ed è molto probabile che appunto la persona che ha comunicato questa cosa e che si è occupata del viaggio possa essere in un modo o nell'altro coinvolta con il sequestro. Pare che insomma avesse perso proprio in quel periodo lì una serie di commesse con la società con la quale questi tecnici lavoravano. Sicuramente insomma non ha giovato tutte queste voci, conferme, smentite, interveniamo, non interveniamo, siamo pronti, possiamo farlo tra una settimana, no, aspettiamo il governo di unità nazionale e quant'altro, per la sorte e per una trattativa che sicuramente c'è stata ed era in corso, sicuramente tutto ciò non ha giovato. E soprattutto perché proprio il governo di Tripoli, quello vicino alla Fratellanza Musulmana Libica, nell'ultimo periodo, proprio per scongiurare un intervento internazionale, perché parliamoci chiaro, i libici non l'hanno chiesto,
I libici si dicono contrari, vogliono semplicemente un supporto, ma vogliono vedersela da soli. Non hanno chiesto il nostro aiuto, men che mai una forza di occupazione straniera che potrebbe avere come effetto soltanto quello di unire tutte le fazioni in campo contro il nemico straniero. Anche lo stesso Daesh, lo Stato Islamico, non attende altro per aumentare la propria forza di reclutamento che avere soldati occidentali sul terreno da poter combattere, e quindi questo potrebbe avere un effetto contrario. E quindi se non le fazioni sono rimaste divise fino ad ora, un intervento potrebbe unirle dalla sera alla mattina contro il nemico comune, avvenuto in Afghanistan con i mujahideen che combattevano i sovietici. Insomma, la storia è piena di esempi e di parallelismi che possono essere fatti di questo tipo. Quindi sicuramente in quella fase lì, in cui la trattativa pare che stesse arrivando a una svolta, e infatti i carcerieri avevano comunicato ai quattro italiani che insomma ormai si era vicini alla liberazione, che sarebbero stati liberati, proprio in quei giorni scoppia il bubbone: interveniamo, intervento occidentale, siamo pronti, tre nazioni, la Libia divisa in tre, comando unico all'Italia, eccetera. Sicuramente tutto questo non ha giovato alla sorte dei rapiti. Certo. E questa è la prima cosa. La seconda è quella che riguarda insomma il cosa fare dopo una, alcuni la chiamano rivoluzione, altri insomma quella che è il risultato delle primavere arabe, quindi di una serie di che hanno coinvolto una serie di paesi di quell'area, Egitto compreso, e quindi anche la Libia, che però fin dall'inizio si è connotata la cosiddetta rivoluzione libica, ha avuto fin dall'inizio dei contorni da guerra civile, questo va detto, sostenuta dall'esterno e appoggiata da raid aerei occidentali, però ha avuto una come connotazione fin dall'inizio quella di una guerra civile, e quindi anche di uno scontro tra bande e milizie. E ricordiamo che la Libia è un paese nel quale ci sono 140 tribù, quindi questo ci può dare l'idea di come sia un mosaico di diversi gruppi e fazioni che nel momento in cui è venuto meno chi è l'unico che era riuscito a tenerle unite, si sono iniziate a fare la guerra tra loro, regolamenti di conti, interessi vari, anche perché è un paese ricchissimo la Libia. Sotto Gheddafi era un paese in cui si viveva con la media era 4-5 dollari al giorno, il triplo rispetto all'area, no? Certo. Come realtà, è un paese ricchissimo, galleggia sull'acqua, ma soprattutto sul petrolio, ha una delle riserve, ha la riserva di petrolio maggiore dell'Africa, se non addirittura anche dell'Asia, e questo è un altro dei motivi che insomma gli scettici rivedono un'operazione simile a quella dell'Iraq, dettata anche da interessi economici che potrebbero valere immediatamente 150 miliardi di euro, e poi successivamente, quando con il ritorno della produzione all'era, ai livelli dell'era Gheddafi, ma addirittura molto di più nel momento in cui si possa aumentare la produzione con la stabilizzazione del paese. E l'obiettivo è quello, fondamentalmente anche per l'Italia. L'obiettivo è riprendere a estrarre il greggio in condizioni di sicurezza e soprattutto aumentare la produzione e controllare le coste per la questione degli sbarchi di migranti e di tutte le varie organizzazioni criminali, Daesh compreso ora, che controllano questo business. Quindi il parallelismo è quello di capire bene: si è fatto un intervento occidentale per buttare giù Gheddafi, senza però avere un'idea sul dopo, e soprattutto senza valutare, a mio parere, bene quali potessero essere i rischi futuri appunto della caduta del regime. E il parallelismo con l'Egitto è simile, nel senso che oggi appunto si appoggia a un uomo come il generale Haftar, l'unico che potrebbe, un po' come al-Sisi, riprendere in mano le redini del paese e sostanzialmente far ritornare il paese a un regime. Certo.
Bene, allora Alessandro, noi ti ringraziamo di questa presenza, di questa testimonianza. E...